Buon Natale in famiglia. Quest'anno, tra l'altro, Natale viene il giorno di sabato, il giorno dopo, il 26, a Santo Stefano, ma nel calendario della liturgia, la domenica dopo Natale, quindi il 26, è la festa della Santa Famiglia. E sto pensando a come Maria, Giuseppe abbiano visto quel bambino, il figlio di Dio, ma forse anche per loro quanta fatica nella fede, sapere che quel bimbo allattato, quel bimbo che cresce, quel bimbo che impara è l'Eterno, il Creatore del mondo, il Figlio di Dio, il Salvatore. Forse è la stessa difficoltà che trovo anch'io, sotto altri aspetti, ogni volta che dico, ma è possibile, Dio uomo, come me, carne della mia carne, con i miei istinti, i miei affetti, le mie passioni, i miei desideri, il mio modo di vivere. Certo, lui il santo, io peccatore, però lui uomo come me, che mi comprende, mi capisce. Mistero insondabile, impossibile. E qui c'è l'originalità del cristianesimo. Dio, uomo come noi, è l'unica religione che ci presenta questo mistero. E per noi è essenziale, è fondante. Qualunque cosa mi accada nella vita, Dio è uno di noi, mi comprende, mi perdona, mi solleva, è vicino. È il Dio con noi, il Dio vicino. Eppure al tempo stesso devo riflettere bene che quel bimbo è Dio. E quando a Natale ricevo in comunione il corpo di Cristo e dico Amen, so che la culla di Betlemme è dentro di me. Quel bimbo è in me, fa parte della mia vita, ma quel bimbo è il creatore del mondo. È il Signore, è il Figlio di Dio. Amen. Credo, Signore. Questo è il mistero del Natale. Dio uomo, ma io uomo che vengo come divinizzato, rinnovato e nel perdono, nella confessione di Natale, nell'affidarmi al Signore, nella comunione che ricevo, trovo in me una nuova linfa, come una gemma nuova che fa buono, un albero. Se dico buon Natale in famiglia, vorrei augurare a tutti di fare questa esperienza bella, meravigliosa, della presenza del Signore dentro di noi. E se lo sperimentiamo dentro di noi, lo vediamo in chi ci sta vicino, ogni famiglia diventa un presepe vivente, ogni persona diventa un portatore di Gesù. Buon Natale, buona festa della famiglia. Che il mistero del Dio fatto uomo ci coinvolga, rimanga con noi, perché noi possiamo essere somiglianti a Lui. Buon Natale.